Abbiamo l'onore di avere con noi Mauro Berruto, allenatore della nazionale. Lo prendiamo un applauso. La cosa molto bella che ci piace sottolineare questa mattina è che la prima uscita ufficiale con la maglia della nazionale, con le vesti di CT della nazionale, la fa proprio in un'aula di tecnici. E quindi è una cosa forse più bella, perché penso che il messaggio che ci vorrà portare è proprio quello di un direttore tecnico che è a disposizione, è la nostra guida tecnica per il futuro. Quindi ti lascio la parola e benvenuto tra di noi. Grazie. Buongiorno. Permettetemi di iniziare con una battuta. Non sono particolarmente felice di essere qui questa mattina, ma so che parlo a 500 allenatori, quindi sapete bene perché, no? Quando si lavora per obiettivi importanti, per giocare finali, e poi si sta fuori a guardare per due palloni o due ore di gioco, ovviamente sapete benissimo come ci si sente. Però devo anche dire che ringrazio Simonetta Valle che mi ha fatto questo invito in tempi non sospetti. Io, pur ovviamente sperando di giocare a questa finale, avevo subito accettato, perché è vero, questa è la mia prima uscita ufficiale con la tuta, peraltro mi è prestato medagliano Petrelli, quindi sono cambiato pochi minuti fa. Però ringrazio Simonetta perché mi fa piacere presentarmi in questa maniera, presentarmi parlando a 500 allenatori, che è un dato straordinario della ricchezza del nostro movimento, naturalmente, e cercando di trasmettervi in pochi minuti quella che è semplicemente la mia idea, la mia filosofia di quello che sarà il mio lavoro, naturalmente a partire da maggio, quando la squadra nazionale comincerà ad allenarsi. E ci sarà un lavoro da fare naturalmente da maggio a settembre, quindi nel periodo agonistico delle squadre nazionali, ma ci sarà un lavoro che ritengo non accessorio, anzi ritengo fondamentale da fare da settembre a maggio, che è il periodo in cui la squadra nazionale non si allena. Ed è per questo che, al di là della battuta, sono felice di essere qua questa mattina a raccontarvi quello che penso. E lo faccio partendo da tre cose che sono a mio modo di vedere la pallavolo. Parlo dei colleghi, tra l'altro non so quanti di voi mi conoscono personalmente, però io arrivo da questa platea, nel senso che in questo sport ho avuto il piacere, e ne sono felice e orgoglioso di aver allenato in tutte le categorie, dalla B1 in avanti, di aver fatto tutti i ruoli, dallo scout al secondo allenatore, al capo allenatore, di aver allenato un club internazionale, precedentemente quella italiana, quindi credo che il nostro punto di vista sia molto vicino, e questo vorrei mantenerlo nello svolgere poi il compito che incomincio da maggio. Le tre cose che voglio dire del mio modo di vedere la pallavolo sono legate a tre concetti che, come Mario raccontava, fanno riferimento al nostro gioco, no? E quando pensiamo alle caratteristiche del nostro gioco, vi invito a riflettere su tre situazioni. La prima, noi rappresentiamo l'unico sport al mondo, siamo l'unico sport del mondo dove il passaggio è obbligatorio per regolamento. Se ci pensate, questa cosa che viviamo tutti i giorni, giocando a pallavolo, allenando il nostro sport, stravolge, capovolge completamente il concetto di campione. In tanti altri sport ci sono sport che si fondano sul fatto che il campione, quello riconosciuto, quello applaudito, quello sognato e ammirato, è quello che fa le cose da solo. Si dice, no, anche nelle telecronache, nel calcio, un giocatore che risolve la partita da solo. Nella pallavolo questo non è difficile, è proibito dal regolamento. Quindi dal regolamento del nostro gioco impone il passaggio. Se un nostro atleta cerca di controllare la palla, quindi toccare due volte, l'arbitro ferma l'azione. Il secondo concetto sul quale vi invito a riflettere è che il nostro sport, rispetto a tutti gli sport di squadra del mondo, è lo sport che ha la maggiore densità di atleta per metro quadrato. Le nostre squadre si muovono in 81 metri quadrati, la nostra metà campo. Ci sono dentro sei ragazzi o ragazze normalmente anche molto voluminosi, in quanto giocatori di pallavolo, e quindi sapete bene, senza
scena di dettagli tecnici o tattici che cambiano ovviamente di categoria in categoria, ma le relazioni tattiche e tecniche che si svolgono in quegli 81 metri quadrati all'interno dei quali si muovono gli atleti si fondano su qualche centimetro lasciato in più o meno, libero, a muro o qualche posizione di difesa che cambia di mezzo metro verso destra, verso sinistra, relazioni molto fini che hanno necessità di svilupparsi in un ambiente molto ristretto. È come fare le vacanze in camper o in barca, quando si va molto d'accordo, quando l'atmosfera è molto bella, è fantastico. Se ci sono dei problemi, le distanze ridotte di solito amplificano i problemi. Bene, noi siamo forzati, per caratteristiche del nostro sport, ad avere il campo più piccolo di tutti gli sport di squadra e a doverci muovere rispettando delle differenziazioni, dei meccanismi, delle sincronie che si fondano su pochi centimetri di differenza. E pochi centimetri, passata una notte un po' difficile, ti fanno anche vincere o perdere una partita per un punto o per due punti. Il terzo aspetto sul quale vi invito a riflettere, che fa parte delle caratteristiche del nostro gioco, è che, e questo un po' tutti noi, ma abbiamo vissuto l'evoluzione del gioco dal vecchio sistema al Ready Boy System, il nostro sport è quello che cambia il punteggio, cambia lo score, nel minor tempo, nell'unità di tempo minore di tutti gli altri sport di squadra. Nel calcio si segna un gol ogni mezz'ora, non so quali siano le medie, nella pallacanestro si segna un canestro ogni 40-50 secondi. Noi sapete bene i modelli prestativi del nostro sport, faccio riferimento all'alto livello, ma insomma nel basso livello le cose cambiano, ma non radicalmente, ogni 7, 8, 9 secondi, arrivando già alla parte superiore della forbice, noi facciamo o subiamo un punto, quindi il tabellone cambia, il punteggio scritto sul tabellone viene modificato e questo, il riflesso, comporta una, direi, una necessità di autostima estremamente elevata, perché ogni 7, 8, 9 secondi è come quando si segna un gol nel calcio, è come quando si segna un canestro nella pallacanestro. Quindi la capacità individuale in questo caso di reagire, di rispondere, di dare un feedback a quello che vediamo scritto sul tabellone, nel nostro sport si sviluppa ogni 9 secondi. Ci sono circa 7-8 secondi di gioco, di fase di gioco, ci sono circa 14-15 secondi di fase in cui non si gioca, la palla è ferma, e poi un'altra azione che dura 7-8-9 secondi di media. Ognuna di questi cicli porta un punto fatto o subito. Quindi, sulla base di questa terza caratteristica, naturalmente occorre pensare tanto al fatto che noi dedichiamo ore, tempo, dati, corsi di aggiornamento, lavoro in palestra per allenare quei 7 secondi, quegli 8 secondi in cui si fa il punto. Ma due terzi del tempo di una gara sono è un tempo in cui la palla non vola, ma non vuol dire che non bisogna allenarla, perché quei 14 secondi che rappresentano il doppio dell'unità che serve per fare un punto sono quelli che precedono il punto successivo. Allora queste caratteristiche, naturalmente, quest'ultima in particolare, come dicevo, fa riferimento a una fortissima necessità di lavorare anche sull'autostima degli atleti. Poi credo tutti voi avete avuto l'esperienza, dicevo prima, della vecchia pallavolo, di quella del Ready Boy System. Non è un caso che alcuni giocatori che erano giocatori normali col vecchio sistema cambio palla sono diventati giocatori di primissimo livello col sistema del Ready Boy System. Viceversa, qualche ottimo giocatore del sistema cambio palla è diventato un giocatore normale con il sistema Ready Boy System. Non è una questione tecnica, adesso da qualche anno naturalmente giochiamo con il Ready Boy System, però non è cambiata o stata stravolta la tecnica, non è cambiata l'altezza della rete, non è cambiata, non sono cambiati i parametri fondamentali, è cambiato il punteggio che ha determinato una nuova qualità. E questa capacità di gestire il fatto che ogni 7-8 secondi sul tabellone compare un punto nuovo. Anche questa è una caratteristica unica del nostro sport. Chiudo
il cerchio, quindi dicendo la pallavolo sport che impone il passaggio e dove controllare la palla è fallo. La pallavolo come sport che impone la capacità di sapersi muovere in maniera coordinata ed estremamente raffinata in uno spazio molto ristretto, anche la capacità di sviluppare un livello superiore di autostima, che è una cosa individuale, passa necessariamente attraverso le relazioni e come dire, l'approvazione di chi è intorno a te. Mettete insieme queste cose e avete la mia idea, la mia filosofia di quello che vorrei fosse il mio lavoro da maggio in avanti. Allenando la squadra, allenando ovviamente, immaginate con quanto orgoglio la squadra nazionale fino a tutte le fasi agonistiche naturalmente che la squadra disputerà, però cercando di fare del mio meglio affinché la squadra nazionale seniores, naturalmente anche attraverso i risultati che sono sempre la cosa più importante, ma possa tornare ad essere un punto di riferimento molto visibile, molto tangibile e molto vicino al territorio. Io in questi giorni naturalmente sono ancora impegnato con il mio club, ma stiamo, anche grazie allo staff degli allenatori delle squadre nazionali giovanili, facendo tante riflessioni su quello che sarà la prossima stagione, le prossime stagioni in generale, e credo di poter dire che stiamo lavorando affinché possa succedere che si inneschi, si rinneschi un circolo virtuoso. Se io posso essere di stimolo, naturalmente mi fa piacere, ma che passerà attraverso una presenza sul territorio più strutturata, più organizzata, attraverso la mia presenza, e questo è un impegno anche personale, no? A fare in modo che la nazionale, quando non si allena, possa andare a casa di chi sta facendo attività sul territorio. Voi sapete, credo, è stato approvato ieri anche con alcune interessanti modifiche il progetto dei Regional Days o situazioni che sono legate non solo alla ricerca, alla selezione dei talenti, che naturalmente fanno parte di quello che sono i compiti della Federazione Italiana Pallavolo e della ricerca dei migliori giocatori possibili, ci mancherebbe altro, però questi momenti mi piacerebbe molto che venissero anche interpretati come momenti di innesco anche per la promozione del nostro sport, perché lo sappiamo perfettamente, abbiamo bisogno di un Parodi, abbiamo bisogno di un Mastrangelo, abbiamo bisogno di un giocatore, un campione, e poi ci sono altri 999 ragazzi che diventeranno giocatori normali, che diventeranno allenatori, che diventeranno arbitri, che diventeranno tifosi. Abbiamo bisogno di tutti quanti, anche per trovare quel talento che poi è quello che speriamo ci permetta, attraverso le grandi manifestazioni, di fare in modo che la nazionale torni ad occupare un ruolo di primissimo piano nel panorama internazionale. Quindi io mi presento in questa maniera, mi presento, ripeto, nel modo più vicino a voi possibile, mi presenterò nel periodo invernale guidando la mia macchina e facendo tanti chilometri, perché vorrò essere presente io personalmente, il mio staff, a questi appuntamenti. Credo che in questo momento sia doveroso che lo staff nazionale si muova verso il territorio e venga a vedere quello che succede regione per regione, e soprattutto in questi momenti che sono di fondamentale importanza, ripeto, non solo per trovare giocatori che speriamo possano diventare più bravi del mondo, ma anche per fare in modo che la nostra squadra nazionale, lo stato della nostra squadra nazionale, sia un punto di riferimento accessibile. Naturalmente sono delle riflessioni che faccio ad alta voce, che condivido con voi che siete i miei colleghi, e non è piaggeria, ripeto, rappresentate poi il patrimonio di questo movimento. Credo, anche pochi mesi fa, indipendentemente dai risultati, che potevano essere la medaglia d'oro come l'ultimo posto, non considero l'aspetto sportivo, credo che anche gli ultimi mondiali in Italia abbiano dimostrato che intorno alla squadra nazionale c'è un patrimonio, c'è una ricchezza straordinaria che va valorizzata e va naturalmente coccolata, mi verrebbe da dire, perché può
generale cose molto importanti.